Il libro del giorno di Fahrenheit è la storia di altre storie, storie raccontate in due reportage disegnati e in questo caso è il loro farsi, quello che viene narrato in Pagine Nomadi, storie non ufficiali dell'ex Unione Sovietica, pubblicato da Coconino Press e Fandango. L'autore è Igor. Buon pomeriggio, Igor. Buon pomeriggio. Che è nei nostri studi di Cagliari in questo momento. Io dicevo, è la storia di un farsi. In realtà non si può definire questo libro né un graphic novel, né, non per intero almeno, anche se ci sono moltissime parti disegnate, ma ci sono anche molte fotografie di taccuini, ci sono anche testi, e riprende, credo, proprio nella sua forma quell'idea di meticciato che lei, a cui lei tiene molto e a cui ha sempre tenuto molto all'inizio proprio del suo percorso come autore di fumetti, credo. Sì. Sì, per me è molto importante l'idea di raccontare, di rivendicare una complessità. L'idea di questo libro è anche nata naturalmente perché mi è stato chiesto di elaborare una mostra per la Triennale di Milano su questi due libri ed è stato lo spunto per una lunga riflessione con gli studenti dell'Università dello Ulm, nel quale ho cominciato a riflettere su che cosa significava raccontare viaggiando e che cosa significava anche raccontare attraverso i disegni durante il viaggio. Per cui sono emersi poco a poco degli elementi che facevano parte di una raccolta che durava da moltissimi anni di materiali e che si sono animati, hanno preso vita, hanno cominciato a creare le loro connessioni con le cose. Tra questi, per esempio, Parajanov. Ecco, però partiamo da lontano ancora quando i due reportage a cui facciamo cenno, i quaderni ucraini e i quaderni russi, che è stato anche libro del mese qui a Fahrenheit, Sì. quando lei era piccolo, quando era un bambino, perché lei lo racconta nelle prime pagine di questo libro, e nella sua famiglia si respirava già molta aria russa, molta cultura russa, è vero? Sì, io mi chiamo Igor, è il mio vero nome, e mia nonna o mio padre, che era un compositore, loro mi raccontavano continuamente le storie degli scrittori russi. Mia nonna citava le poesie di Pushkin a memoria, era una specie di racconto mitico nel quale si passavano le storie. Io, prima ancora di imparare a leggere, sapevo già di che cosa parlavano vari racconti di Turgenev o di Chekhov, conoscevo Oblomov, prima ancora di leggerne le righe o di vedere il film di Michalkov. E questo in qualche modo è stato forse l'origine del mio approccio al racconto, cioè è come una catena nella quale si cercano degli elementi della propria famiglia, e questa famiglia è una famiglia d'elezione. C'era la mia famiglia di sangue, la mia famiglia naturale, mia nonna che era una narratrice formidabile, una fabulatrice formidabile, c'era mio padre che era un compositore, anche lui mi raccontava per esempio molte cose anche di Victor Hugo, me le ricordo molto vivamente e poi vividamente. Poi dopo c'erano questi zii, Anton Chekhov era uno di questi, così come poi man mano crescendo anche i grandi grafici, pittori, artisti d'avanguardia sarebbero diventati membri di questa famiglia d'elezione. Ecco, in questa famiglia d'elezione, o comunque tra coloro che lei frequenta, giovanissimo, c'è anche Crepax, perché ho letto in questo libro, Igor, che lei a 14 anni cominciò a telefonare a Guido Crepax, e Valentina di Crepax è molto immersa anche nella cultura russa, perché molte delle sue storie si intrecciano. Assolutamente, sì. Ma Crepax è stato una specie di angelo, una persona meravigliosa che non ho mai incontrato poi di persona, anche quando io ho cominciato a fare la stessa professione di Crepax e pubblicavamo per la stessa rivista. Però io lo chiamavo ed erano proprio da Cagliari, erano delle telefonate interminabili, lo tormentavo per 30-40 minuti, gli chiedevo delle cose su
sui montaggi oppure su anche i materiali, insomma. Poi lui man mano crescendo, io avevo intuito una complessità che poi si è svelata perché il suo rapporto con appunto la cultura russa era molto profondo, anche con un'idea di complessità, ecco, con l'idea di restituire attraverso un linguaggio una complessità. E questo è anche quello che io ho trovato in molti scrittori o registi russi. Stavo anche rileggendo delle righe di Parajanov, no? Che era un regista perseguitato, una specie di Pasolini russo visionario. Poi lui era anche armeno di origine, era un po' georgiano, insomma, è un attraversamento di culture a sua volta. E lui dice: "Sono l'uomo la cui vita e anima sono tortura." E lo dice parafrasando Sayat-Nova, che è un poeta armeno al quale lui ha dedicato un film meraviglioso che si chiama Il colore del melograno. Senta Igor, ovviamente con questo sfondo che fa parte della sua infanzia e della sua adolescenza, e poi con tutte le sue prime esperienze nel mondo del fumetto, dove si va consolidando proprio dell'idea di fumetto come linguaggio meticcio, come non definizione in fondo di una forma vera e propria, ma di una forma che le accoglie tutte, cosa che all'inizio in Italia era anche faccenda complessa, prima almeno dell'arrivo, lei lo ricorda anche nel libro, che contiene anche delle parti di intervista, prima dell'arrivo sulle scene mondiali di Art Spiegelman, dove si comincia a capire che il fumetto poteva essere qualcosa di diverso da come era stato considerato fino a quel momento, è vero? Sì, certo. Per esempio con Art si parla continuamente e si parla ancora proprio dell'idea di utilizzare il linguaggio della narrazione con le vignette per affrontare dei temi non necessariamente narrativi, cioè per fare dei saggi disegnati. Ed è una cosa molto, molto sviluppata, per esempio in Giappone. Da noi è assolutamente poco utilizzata, invece fa parte delle miriadi di possibilità del linguaggio, perché raccontare attraverso disegni è una cosa molto antica. Senta, lei parte, arriviamo quindi al punto proprio di partenza, da cui poi verranno fuori i quaderni ucraini, i quaderni russi e ovviamente anche le pagine nomadi. Ecco, lei parte però con l'idea di realizzare un libro su Chekhov e una parte della storia di Chekhov, la parte finale, perché lei racconta, ci sono qui cioè, le vignette che sono relative proprio alle ultime ore di vita di Chekhov, che poi sceglie di non curarsi e di morire bevendo un bicchiere di champagne. Ecco, l'idea originale era quella invece di dedicare un intero graphic novel, credo, a Chekhov. Poi che cosa è successo? Ma poi è successo che andando nei luoghi in cui si era svolta la vita di Chekhov, ho visto una realtà di oggi devastata e estremamente dura, e questo mi ha turbato e ha portato al fatto di pensare, di raccontare quello che vedevo assolutamente con i miei occhi. Il mio è un pensiero antinomico, come si dice nella mistica. Cioè, io sono andato per cercare la letteratura e per lavorare sulla memoria, come io di solito faccio, e poi sono stato scioccato dal presente. E quindi di fatto queste due cose hanno cominciato a coesistere. Probabilmente il libro su Chekhov attraverso le sue case esisterà un giorno. Questo Pagine Nomadi è il libro dei libri per me, cioè è un po' una riflessione sul raccontare, e quindi ha permesso di aprire dei cassetti segreti, tra cui proprio gli appunti di viaggio. E questa storia, che è l'ultima grande storia di Chekhov, secondo me, perché la sua morte è una storia perfettamente chekhoviana. Lui muore alle terme di un villaggio tedesco e viene trasportato in Russia per volontà di Olga Knipper, che è la sua compagna. E quando arriva in Russia, alla stazione, sono ad attenderlo pochissimi amici letterati e si accodano a una banda che pensano sia mandata per celebrare il ritorno di questo grande scrittore da parte del governo. Invece si accorgono ben presto di essere dietro un corteo funebre che attende il generale Keller,
che è un eroe della campagna in Manciuria praticamente. Quindi sì. Poi subito dopo si accorgono che stanno sbarcando una povera bara da un vagone che reca la scritta ostriche fresche. E quindi l'hanno fatto viaggiare lì per mantenerlo, appunto, per mantenerlo ancora in condizioni decenti, diciamo. E quindi questo stesso racconto, questa stessa figlia.